Presentati. Mi chiamo Fabrizio, Pio 3D sul canale di YouTube e Pio per gli amici. Da quanto tempo sei in attività su YouTube? Da novembre sono ben 11 anni, ragazzi. Ho iniziato nel 2006 e oggi, praticamente 2017, quasi 2018, sto ancora su YouTube a rompere le palle, ragazzi. Cosa porti sul tuo canale? Io mi occupo di videocomici, con parodie, serie web, serie dove prendo in giro gli haters e tanto altro. Però mi diverto a fare un sacco di cose. Adoro sperimentare animazioni in 3D e grafica con After Effects. Insomma, mi diverto a fare queste cose, mi ci diverto troppo. Quando hai capito di voler fare il comico? Da quando ero bambino. Mi divertivo quando andavo a scuola a intrattenere i miei compagni facendo battute, imitazioni, barzellette, e quando vedevo il loro sorriso, che comunque la capoccia un po' si distraeva dalla scuola durante la ricreazione, dicevo: mazza, riesco a far ridere, voglio continuare, e quindi ho continuato. Cosa ti fa suscitare una risata? Nei miei confronti penso le cose senza senso. Vi faccio un esempio: Leslie Nielsen, guardatevi un film di Leslie Nielsen, ecco. Le cose senza senso, proprio gli humor no sense. Cos'è nei tuoi video che fa nascere una risata? Non lo so, dovete chiederlo al pubblico. Io non lo so, io mi li vedo nei video, dico, ma fanno ridere queste cose, cioè, capito come? Dico, ma la gente ride con sta robaccia, cioè, quindi sto lì per o cancellare il canale o darmi la mazzetta da bocca, perché comunque io ci provo. L'importante è divertirsi, non togliete l'iscrizione perché beviamo. Nel corso dei tuoi tanti anni su YouTube hai stretto amicizia? Hai avuto colleghi? Cosa può far nascere questi rapporti? Beh, l'amicizia penso nasce così, con un nulla. Penso invece tra i colleghi la passione. A noi ci unisce la stessa passione, quindi grazie alla mia passione di videomaking ho conosciuto un sacco di persone fantastiche. Quindi è questo che ci tiene uniti. Comunque ho incontrato un sacco di fidanzati mignotta, ma quelli sono dettagli comunque. Cos'è che ti rende speciale? Non mi reputo una persona speciale su YouTube, però penso che a differenza di altri, il mio marchio di fabbrica è saper fare un montaggio molto frenetico, aggiungendo effetti speciali, animazioni in 3D e ovviamente facendo serie originali. Quindi non è che cavalco l'onda con cose che già fanno su YouTube, ho sempre inventato cose tutte mie e molti mi hanno anche ricopiato, quindi è una cosa fantastica. Però ne sono fiero di questo, perché comunque vedo che se una cosa piace, la emuli. C'è niente da fare. E soprattutto gli do quel pizzico di nerd e retrowave che solo Pio 3D c'ha. Che ne pensi delle tendenze di YouTube Italia? Allora, io ci ho sempre scherzato sopra, nel senso, ammazza che palle le tendenze di YouTube Italia, tutta una fogna, c'è questo schifo. Però non è colpa nostra, è colpa dell'utenza. Se quell'utenza manda nelle tendenze, ovviamente, quei tipi di video, vuol dire che sono video che guardano, quindi chi sono io per giudicare? Però sono video che io non guarderei mai e poi mai. Oh, i gusti sono gusti. Ci sono altre persone che dovrebbero finire in tendenza, altri tipi di video che devono stare al posto loro, però non so Dio, non comando io, quindi che devo fare? È il pubblico che decide. Quali video porteresti in tendenza? Video che meritano veramente con un certo impegno lavorativo dietro, con effetti speciali fatti meglio, con riprese cinematografiche. Io una volta ho visto alcuni bambini con ripresi con il cellulare che riprendevano il gameplay e stavano in tendenza. Poi ci sono persone che invece fanno dei cortometraggi fantastici, tipo Andrea Baglio, che saluto, che merita tantissimo, e i video suoi non finiscono in tendenza. Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, questo è un oltraggio. Oltre ad Andrea Baglio, chi segui? Allora, attualmente mi sono affezionato tantissimo e gli mando un enorme bacio, perché è la speranza di YouTube Italia. Barba Scura c'ha una comicità che a me fa impazzire ed è quello che cercavo su YouTube. Mi viene in mente ad esempio Dottor Game, Fraus di Parliamo di Videogiochi, che è un canale fantastico. Mastercast, un altro canale che comunque seguo e mi piace da morire, è Fuoco di Prometeo, che a me piace troppo, raga. Prima ho menzionato Mastercast, perché ho menzionato Mastercast? Perché comunque anche quello c'ha uno stile di montaggio che mi fa impazzire. E sono quelli i video che dovrebbero andare a finire in tendenze. Ma perché sono gusti miei. Cosa e chi promuoveresti tra gli emergenti? Allora, è una domanda un po' bastarda, perché in teoria adesso ti devo rispondere con i miei gusti, ma io ti rispondo in un modo semplicissimo, ok? Canali belli su YouTube Italia ci sono, basta trovarli. A seconda dei vostri gusti, raga. Più semplice di così. E non guardate sempre le stesse cose perché c'hanno i numeri. Perché tanti numeri non significa qualità.
Hai dei ricordi legati a questa piattaforma? Beh, io vivo di ricordi, sono una persona comunque molto legata al passato. Tutto, da quando ho iniziato fino adesso. Anche questa intervista sarà un ricordo, quindi tutto. I momenti passati con gli altri colleghi, le collaborazioni che ho fatto, le risate dietro le quinte mentre si girava un video, di tutto, raga, quindi... Il bello di fare lo youtuber è questo, perché comunque conosci un sacco di bella gente, collabori con un sacco di bella gente e comunque raccimoli ricordi che ti rimangono qua. Le tue più grandi passioni? Allora, penso, se hai capito, a parte il cinema e i videogiochi, praticamente queste due cose li porto nei video che faccio, perché comunque ci sono un sacco di citazioni nei miei video di film, di videogiochi, di cartoni animati, di serie TV, un'altra mia grande passione, quindi penso che se hai capito. Molti genitori si dicono contrari ad alcuni contenuti su YouTube. Cosa ne pensi? Beh, cari genitori, siete voi che controllate i vostri bambini, siete voi che gli date il tablet tra le mani a quella tenera età, siete voi che dovete controllare i loro movimenti. C'è una sezione chiamata YouTube Kid su YouTube. Mandateli su quelli, oppure gli mettete Peppa Pig in mano, si guardano i cartoni animati e non soffre nessuno. Anche perché comunque se si imbattono su YouTube Italia, c'è la possibilità di essere presi sotto mira dagli haters, dai cyberbulli. Loro stessi possono diventare dei mini bulli, perché comunque a quell'età non sanno cosa scrivono, non sanno quello che pensano a momenti, e possono finire nei guai. Questo dico, e possono finire nei guai, perché comunque ci sono un sacco di pedofili in giro su YouTube, ci sono persone pronte a far del male con uno screen modificando il commento, e soprattutto è pieno di persone che se ne possono approfittare. Hai un messaggio o solo dei consigli per i novelli YouTubers? Un messaggio per tutti quelli che vogliono iniziare su YouTube. Iniziate solo se è veramente una passione. Non dovete emulare il vostro youtuber preferito. Fatelo se avete una passione e avete qualcosa da dire. Non preoccupatevi per i numeri, perché come ho già detto sono solo numeri. Se il talento ce l'avete, con il passare del tempo se ne accorgeranno. Un ultimo consiglio: collaborate e trovate persone che hanno la vostra stessa passione, perché l'importante è divertirsi, ragazzi. Non prendetelo inizialmente come un lavoro. Può diventare un lavoro, ma non è un lavoro. Il vero lavoro è quello che riesci comunque ad ottenere dopo un lungo studio. YouTube è un hobby, quindi prendetelo come un hobby, e se avete la fortuna e il talento e tanta forza di volontà, può diventare un secondo lavoro, non un vero e proprio lavoro. Tutto qui. Cosa ne pensi del cyberbullismo in breve? Un'altra cosa, quello che fanno sul web non verrà mai dimenticato. Ci sono stati un sacco di casi, elencare qua fino a domani, e sono finite anche in tragedia, quindi fate attenzione, anche perché il cyberbullismo è una gran brutta bestia, quindi tutto qui. Mettetecela tutta, ragazzi, e un in bocca al lupo, che gliela potete fare. Dai! Attenzione, quest'ultima parte esce totalmente dai copioni e dai toni vagamente seriosi trattenuti fino ad ora, ma d'altronde che cosa ci possiamo fare? È sempre il caro Pio 3D. Buona fine di visione. Grazie di aver dato il tuo tempo. Ma è del lei, ma dammi del tu, dai. Te faccio sentire vecchio. Così mi fa sentire un vecchio a barba. Ai tempi miei! Cioè, non mi sta bene, raga, dai. Anzi, sono stato fin troppo serio. Giustamente sono un coglione del tuo. E ti ringraziamo per essere stato con noi e per i messaggi che hai dato. Mi sembra troppo una di quelle interviste che si fanno agli attori famosi prima di un teaser di un film, che sono così, e dietro c'è il poster del film, hai presente? Solo che succederà in futuro, chi lo sa? Lo vedremo. Quando uno parla in inglese sotto lo doppio in italiano, qui si dice amazing, wow, it's a wonderful movie, e sotto ci rimette, mi manda un bacione, raga. Stop. Come avete potuto vedere e sentire in questo video, ci tenevo a mostrarvi una giovane speranza di YouTube Italia. Un ragazzo che, come me, fin da quando era bambino ha sempre creduto in un suo sogno. Ora potreste certamente dirmi che Edoardo, ma Fabrizio non è poi così tanto giovane. Domanda più che lecita, alla quale sento di rispondervi in questo modo. Sappiate che non ho scelto Fabrizio per l'età anagrafica. Ho definito lo YouTuber Pio 3D come una giovane speranza, poiché la sua risata... è totalmente giovane e le sue idee mi sembrano tutt'altro che stantie. Sappiate una cosa, che tutto ciò che è sempre in rapido sviluppo, come potrebbe essere un'idea o un personaggio, per me è da definirsi sempre giovane. Io sono Edoardo, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci rivediamo alla prossima Giovane Speranza. Ciao a tutti!